Una trama è praticamente una serie di avvenimenti, cose che accadono ai personaggi di una storia. La reazione di questi fa accadere altri avvenimenti fino a quelli decisivi in cui una situazione di partenza viene ribaltata o confermata, in maniera appunto positiva o negativa. La storia di per sé racconta una transizione da una situazione a un'altra, un'inversione ottenuta attraverso un conflitto. Quando poi in una storia una situazione non cambia o rappresenta la perdizione, la condanna di qualcuno che resta nel proprio status quo negativo, oppure una storia brutta e sbagliata. Fatta questa precisazione, che cosa devono fare gli eventi nella tua storia? Un evento non dovrebbe passare senza lasciare nulla di invariato. Non dovrebbe limitarsi a intrattenere, a meno che non sia proprio il genere a richiederlo, che so, tipo un libro di sketch comici o qualcosa così. E non dovrebbe limitarsi a seminare qualcosa per il futuro. Ma farò un altro video sulle semine. Gli eventi della tua storia dovrebbero fare queste quattro cose. Ostacolare. La storia mette alla prova il protagonista, che deve superare o soccombere agli ostacoli in modo da illudersi di potercela fare, rendersi conto di non essere capace a superare le prove, oppure superarle per dimostrare competenza o addirittura una rinascita. Se hai visto la playlist sul modello narrativo capisci di cosa sto parlando, se non l'hai ancora vista ti consiglio di vederla perché quella è importante. Cambiare direzione. Anche quando non ostacola, un evento può modificare la prognosi drammaturgica, cioè quello che il fruttore immagina sia la direzione della tua narrazione, dove vuoi arrivare, cosa sta per succedere. Questo l'abbiamo nel caso di un colpo di scena, ma anche sempre di un punto di svolta. E il punto di svolta deve sempre cambiare direzione alla vicenda. Se no che svolta è? Fa emergere l'interiorità. Gli eventi peggiori fanno solo questo. Ma è vero che è necessario far emergere l'interiorità dei personaggi, perché è quella che ci cattura di più. E non va detta o raccontata, ma mostrata, lasciata trasparire dalla reazione agli eventi, appunto, dalle scelte dei personaggi. Quindi un evento deve fare questo, ma se fa solo questo, come ho detto, è un ben misero evento. A meno che non sia breve e all'inizio della storia, in quella parte cioè deputata alla presentazione di un personaggio, allora lì potrebbe anche andare bene. Ma cosa fa l'evento migliore della tua storia? L'evento migliore della tua storia pone un dilemma. Ciò mette di fronte il protagonista a una scelta A, B, difficilissima da prendere. Salvi il mondo o il tuo amore? Perdi il lavoro o fai soldi in modo immorale? Questo è un evento memorabile perché fa tutte e tre le cose che abbiamo già visto. Pone il protagonista di fronte a un ostacolo, un bivio che lo blocca a meno che non scelga di andare da una o dall'altra parte. In qualità di bivio può facilmente far cambiare il percorso della storia. Credeva di ottenere soldi facili, ma ora le condizioni sono nuove e inaspettate, per esempio. E attraverso le considerazioni del dilemma e la scelta, questo tipo di evento farà emergere le caratteristiche interiori del personaggio. In più aggiungici che il dilemma è super avvincente perché ha il potere di distruggere la prognosi drammaturgica e porre il fruitore nella stessa situazione del protagonista, cioè a doversi domandare: ma io che scelta farei? Che persona sono? Cosa sceglierei? Non è facile, eh? Come al solito, le cose migliori sono anche le più difficili. Ma non ti voglio sfidare a inserire dilemmi interessanti nelle tue storie. O forse sì? Ho fatto questo video soprattutto perché voglio aiutarti a capire se nella tua scaletta hai messo gli eventi giusti. E sempre per aiutarti ho fatto un video sulla successione delle scene, come si collegano tra di loro. Se non l'hai visto, guardalo perché è uno dei problemi che riscontro più spesso nelle scalette dei miei clienti. Ciao, alla prossima!